Da Taranto, Luigi Abbate, la zebra parlante, Juventus Club Lizzano Bianconera. Beh, davvero una bellissima partita, una partita certamente in cui nell'ultima parte abbiamo sofferto un po', ma era normale. Abbiamo matato il Napoli, passatemi questa espressione da corrida. Una Juve decisa, determinata, che ha mirato al risultato, al successo e l'ha centrato in pieno. Questo si chiama carattere e determinazione. Andiamo ai singoli. Davvero bravo Gigi Buffon. Qualcuno lo critica per l'età, io un altro anno glielo farei fare. Di piede eccezionale. Sulle fasce, De Sciglio ormai in crescita, sta davvero acquisendo maturità e la fiducia riposta in lui nelle varie partite è ampiamente ripagata. Davvero bravo Mattia. Assamoah, che bella sorpresa sulla fascia sinistra. Chi se lo sarebbe aspettato? Alex Sandro, se questo con le sue idee un po' strane, forse non vuole restare alla Juve, che rimanesse in panchina. Ci abbiamo Asa. I due centrali, Benatia, sperando sempre che stia bene, è perfetto per quanto riguarda la concentrazione e il senso della posizione. Chiellini è un ottimo stopper alla vecchia maniera. Per quanto riguarda il centrocampo, Pjanic mi è piaciuto molto, uno schermo davanti alla difesa, Matuidi fondamentale, importante, è l'uomo che serve, quello che fa il lavoro sporco. Ecco perché poi dico è importante il centrocampo a tre perché protegge maggiormente la difesa. Poi abbiamo visto è entrato Marchisio che giustamente Marchisio ha fatto il suo compito. Kedira ha retto abbastanza bene, non si è involato, diciamo, in sortite offensive, ha mantenuto il senso della posizione. Per quanto riguarda, ora andiamo al Pipita Higuain, per quanto riguarda la zona offensiva, Douglas Costa mi è piaciuto tantissimo, un grandissimo folletto, uno che veramente ti spacca le partite e ha fatto anche parecchi ripiegamenti in difesa. Dybala mi è piaciuto, importantissimo quello che ha fatto per Higuain, per averlo lanciato e sta riprendendo la sua condizione, un po' lontanuccio dalla porta, ma era giusto così. E poi il top, Pipita Higuain. Io in tante circostanze, quando era un po' ammosciato, passatemi questa espressione tipicamente napoletana, l'ho criticato. Ora ha dimostrato un carattere mai visto. A 2 giorni dall'intervento, 2 o 3 giorni, ha dimostrato quello che è, e ha fatto bene a bacchettare, a esultare contro il Napoli, contro i napoletani, perché ha esultato per il gol della Juve, per il nostro gol, per la vittoria. Però chiaramente quel gesto così rivolto ai napoletani mi è piaciuto tanto. Non gli hanno voluto bene. D'altronde è stato De Laurentiis a volerlo dare, no? Quella storia della clausola la sappiamo. Che dire, Allegri ha saputo ben mettere la squadra in campo e i risultati sono quelli che sono. 4, per me lo schema ideale è 4-3-1-2 con l'albero di Natale. Ecco, proprio come questo. Beh, una grande soddisfazione e ora sotto con l'Inter. Battiamo i prescritti e conquistiamo la vetta. Da Taranto, Luigi Abbate, la zebra parlante, Juventus Club, Lizzano Bianconera, un abbraccio a te Marcello e agli amici e colleghi della redazione. Alla prossima.